Prima Fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it. Bentrovati da Carlo Magistretti e dalla redazione di bolognateatro.it, il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia. Prima Fila, calendario degli spettacoli. Ecco alcuni degli spettacoli segnalati dalla redazione di bolognateatro.it. Al Teatro Celebrazioni il 23 febbraio alle 21, Quelli che la vita le bela, il mondo di Beppe Viola e di altre persone difettose, di e con Giorgio Comaschi e Alessandro Pilloni. Al Teatro ITC di San Lazzaro il 25 febbraio alle 21, Ivan, liberamente tratto dai fratelli Karamazov di Dostoevsky, riscrittura di Letizia Russo con Fausto Russo Alesi, regia di Serena Sinigaglia. Al Teatro Odeon il 26 febbraio alle 16, 100 metri quadri di Juan Carlos Rubio con Sandra Milo, Giorgia Wurt e Emiliano Reggente. Al Teatro Duse dal 24 al 26 febbraio alle 21, la domenica alle 16, Caffè del Porto, commedia musicale su Raffaele Viviani con Massimo Ranieri, regia di Maurizio Scaparro. Scarica la nuova app di Bologna Teatro e sarai sempre aggiornato sugli spettacoli a Bologna e provincia. Notizie, interviste, recensioni, video. Ascolta le interviste ai protagonisti. Approfondisci gli spettacoli in evidenza. Leggi le nostre recensioni. Aggiornamenti sulle modifiche ai programmi dei teatri. Suggerimenti su cosa fare prima o dopo teatro. Scaricala subito dal Google Play Store. Prima Fila Magazine. Al Teatro ITC di San Lazzaro, il 25 febbraio alle 21, Ivan, liberamente tratto dai fratelli Karamazov di Dostoevsky, con una riscrittura di Letizia Russo e la regia di Serena Sinigaglia, sul palco Fausto Russo Alesi. Fausto, che cos'è questo spettacolo? Questo spettacolo è un momento di incontro che abbiamo voluto fortemente tra me e Serena Sinigaglia, in partenza perché è da un po' che non lavoravamo insieme, noi abbiamo dai fratelli Karamazov, per poi allargare le maglie e arrivare a raccontare il personaggio che lo ha inventato, questa grande leggenda, che è Ivan, il personaggio forse più umano e più tormentato dei fratelli Karamazov, quello che sentiamo più vicino e che pone delle domande assolutamente indispensabili per noi. Quindi ci piace pensare che questo spettacolo è un momento di riflessione da fare insieme al pubblico. Perché raccontare questa storia oggi? Il romanzo è un romanzo meraviglioso, ovviamente sterminato, abbiamo cercato di mettere proprio una lente ingrandimento sulle tematiche. Le tematiche sono tematiche assolutamente universali, sono tematiche che riguardano l'uomo, la sua natura, le sue debolezze, la sua difficoltà di affrontare la vita e i suoi limiti. Qui è sicuramente uno spettacolo che pone delle domande importanti, domande che ci piace condividere in una dimensione pubblica come il teatro, domande difficili che probabilmente non hanno una risposta, ma che penso sia indispensabile farsi. Grazie a Fausto Russo Alesi. E anche per questa puntata è tutto. Per ascoltare la versione integrale di queste interviste e approfondire questi ed altri spettacoli, visitate bolognateatro.it, il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia. Da Carlo Magistretti, grazie per l'attenzione.